Siamo in compagnia di Massimo Polidoro, benvenuto Massimo. Grazie. Giornalista, scrittore e cofondatore di CICAP. Fondato nell'89 sì. da Piero Angela, e tra l'altro ne hanno fatto parte diversi nomi del panorama culturale, scientifico, no? Da Margherita Hack, Umberto Veronesi, insomma, tanto per citarne alcune. Esatto. Ecco, ma di cosa vi occupate nello specifico? Quali sono le vostre mansioni? Beh, quando è nato il CICAP nell'89, ormai sono quasi appunto 30 anni, 27-28, era nato perché sui giornali, in televisione, si faceva tantissimo, se ne parlava tantissimo di fenomeni paranormali, no? Quindi si dava per scontato che tutto quanto fosse vero, che fosse tutto assodato, certificato, che la scienza semplicemente studiasse queste cose come fossero un dato di fatto. Poi in realtà non era così, la scienza si interessava sicuramente, ma i dati erano tutt'altra cosa. E poi in questo, diciamo, mondo così confuso c'era un sacco di gente che ne approfittava, no? C'erano veggenti, cartomantico e quant'altro, insomma, che pur sapendo benissimo di non avere queste facoltà, come dire, ne traeva un vantaggio, perché le persone che hanno bisogno di credere a queste cose, hanno bisogno di risposte sicure, ci sono sempre, e quindi loro ne approfittavano. Poi però col tempo il CICAP ha ampliato così tanto l'orizzonte dei suoi interessi, anche perché certi personaggi che erano molto popolari all'epoca, no? Mi viene in mente Uri Geller, che piega cocaine, certo. In mente quelli che sollevavano il tavolo, eccetera. Alla fine, anche grazie a questo tipo di lavoro, che da un certo punto di vista smontava certe dimostrazioni, svelando poi come erano fatte realmente, dall'altro metteva in guardia contro tutte queste esercitazioni spettacolari, hanno perso di appeal, se vogliamo, hanno cambiato, hanno trovato altri modi per, così, per stare al mondo, per campare, però hanno preso piede tantissimo le pseudoscienze, cioè tutto quello che sembra scienza, no? Ma che in realtà non lo è, soprattutto cure miracolose, ma veramente il campo è vastissimo. Che possono essere anche pericolose, no? Che possono essere allontanate. Che allontanano da, insomma, un percorso invece più ufficiale. Tu tra l'altro sei anche psicologo, sì. Giusto? Dal punto di vista dello studio proprio della mente umana, no? Secondo te in che punto siamo con la ricerca? C'è ancora tanto da scoprire, no? Sul funzionamento della mente, del cervello. Guarda, il cervello è una di quelle cose straordinarie che non smette mai di stupire, no? Ogni tanto si sente dire, sente fare questa affermazione: noi usiamo solo il 10% del nostro cervello, se usassimo anche questa non è vera. Chissà quale cose straordinarie potremmo fare. No, è un fraintendimento, nel senso che non è vero che il cervello, che tutti quanti conosciamo, nella sua forma, che si ricorda un po' una noce, sia usato solo una parte, il resto sia totalmente inutilizzato. Se così fosse, saremmo probabilmente dei vegetali su una sedia, perché se noi non usassimo tutto quello che compone il cervello, veramente non potremmo funzionare come macchine. Quindi in neurologia si sa esattamente che cosa fa ogni parte del cervello. Quello che voleva dire questa frase in origine, quando era stata formulata, era che le potenzialità che ha una persona, i talenti che può sviluppare, no? Sono talmente tante, se ci si dedica, se come dire, tutti quanti possono correre, però chi fa il record è una o due persone che hanno sviluppato quel talento. Tutti quanti magari riescono a scrivere una pagina o due pagine, ma chi riesce a scrivere il capolavoro che resta nella storia ha sviluppato quel talento. Quindi questo voleva dire in sostanza quella frase, ed è stata fraintesa più o meno in buona fede. E parliamo nello specifico di parapsicologia. Sono passati ormai tantissimi anni da quando personaggi come William James, a cavallo tra 800 e 900, hanno dato il via, no, allo studio della interazione tra la mente e la materia fisica, per esempio. Quindi studiare anche fenomeni quali la chiaroveggenza, la telepatia, la telecinesi, eccetera. Bene, oggi come oggi, ha ancora senso per la comunità scientifica dedicarsi a questa ricerca? La parapsicologia, quando è nata, e parliamo del termine parapsicologia, quindi prima c'era la ricerca psichica alla fine dell'Ottocento, sì. Negli anni 30 del secolo scorso, soprattutto grazie a Ryan, alla Duke University della North Carolina, la parapsicologia era proprio un tentativo di applicare le metodologie scientifiche, e molto spesso statistiche, quindi, all'idea che esistessero delle facoltà della mente che potevano essere misurate e documentate, sì, in qualche modo. Quel tipo di ricerca, che sembrava promettente all'inizio, man mano che le tecniche per condurre questi esperimenti miglioravano, e quindi si escludevano possibili errori, possibili bias, possibili inganni anche a volte,
e più, diciamo, la percentuale dei successi calava, tanto che a un certo punto diventava pari alla casualità. In grado di indovinare, si otteneva un risultato uguale a quelli di chi magari pensava di avere queste facoltà. La ricerca però psicologica è andata un po' avanti tra alti e bassi nel tutto il Novecento. Verso la fine degli anni 80-90, insomma, sembrava ancora qualcosa, un campo dove poter ottenere dei risultati. A partire dagli anni 2000 l'interesse, diciamo, della ricerca scientifica è andato scemando proprio per la mancanza di risultati, la mancanza di elementi concreti che permettessero di aprire un canale di studio. Continuare la ricerca, ho capito. Parliamo dei tuoi libri, tu ne hai scritti tantissimi, adesso figurati, tra divulgazione scientifica, saggistica e romanzi anche, thriller, bellissimo Non guardare nell'abisso, Il passato è una bestia feroce, eccetera. Sei documentatissimo. Figurati, io ne ho scelti tre, che riguardano un po' i temi che poi trattiamo anche noi presso la nostra libreria. C'è Enigmi e misteri della storia, edito da PM, che volendo è un viaggio a 360 gradi, su tutti i misteri dell'archeologia, quindi dalle piramidi, si parla un po' di tutto, le leggende per esempio di Re Artù, del Golem, eccetera. Tra l'altro una bellissima frase, niente poco di meno che di Piero Angela, Massimo Polidoro è eccellente, riesce a capire al volo e a risolvere cose complicate laddove gli altri solitamente falliscono. Che dici? Detto da lui. Allora, c'è... una buona parte del libro, tra l'altro, dedicata al mistero dell'ufologia, degli UFO, no? Che è uno dei tuoi argomenti preferiti. Sì, in particolare quello legato alle storie legate ai cosiddetti antichi astronauti, no? Cioè questa idea che in un passato remoto il nostro pianeta sia stato visitato da entità extraterrestri che avrebbero portato sulla Terra conoscenze straordinarie per permettere all'uomo di evolversi, eccetera, lasciando qui e là tracce, indizi del loro passaggio, no? Incisioni sulle pareti degli uomini della preistoria, piuttosto che manufatti, sempre degli uomini della preistoria. Sì. Non mai una rotella o un bullone di un disco volante, voglio dire, sempre, però qualcosa che può, con l'occhio di oggi, essere interpretato come un aereo, come un oggetto. Esatto. E quindi questo mi sembra molto affascinante, soprattutto perché, al di là del fatto che probabilmente, anzi quasi sicuramente, non dimostra l'esistenza che ci siano stati antichi astronauti, ma è interessante per me perché ci fa capire come molto spesso noi guardiamo alla storia, al passato, con gli occhiali di oggi, cioè cerchiamo di interpretare quello che pensavano gli uomini vissuti 1000-2000 anni fa con quello che pensiamo noi oggi. Io tra l'altro mi incuriosi proprio da storico dell'arte, vedi, queste due Madonne, c'è cioè un'annunciazione del Crivelli, esatto, una Madonna del Mainardi, quindi siamo nel Rinascimento, e pare appunto che ci sia raffigurato un oggetto volante, non identificato, diciamo così, quindi in realtà questi artisti avevano davvero visto qualcosa di particolare volare nel cielo e si sono ispirati, o c'è un'altra spiegazione? Allora, in genere, no, chi guarda questi dipinti, questo bellissimo Palazzo Vecchio tra l'altro, li guarda senza magari appunto avere nessuna farinatura di storia dell'arte, senza sapere come lavoravano gli artisti nel Rinascimento, anche nel Medioevo. E dice, beh, quella roba lì nel cielo sembra un disco volante, sarà stato un disco volante. Quindi come se il pittore avesse fatto una foto di qualcosa che aveva visto. Ripeto, questo non tiene conto in nessun modo, come fanno gli altri che interpretano gli oggetti antichi degli antichi astronauti, quelle che sono le conoscenze, le usanze, le abitudini dei popoli e delle persone che vivevano in quell'epoca. Perché se noi cominciamo a studiare la storia dell'arte, tu mi insegni, ci rendiamo conto che i pittori, soprattutto nel Rinascimento, non è che dipingevano quello che gli passava per la testa e davano l'interpretazione di come che volevano loro, no? I pittori erano obbligati a rispettare i canoni del committente, che in generale la Chiesa, no? Che chiedeva dei dipinti molto ben rigorosi, che rispettassero proprio tutti i passaggi descritti nel Nuovo e Vecchio Testamento. Quindi se uno si fosse azzardato a cambiare appena un po', gli veniva rispedito indietro. È successo a Leonardo da Vinci, non è successo l'ultimo pittorucchiolo, è successo Caravaggio, che gli ha rimandato indietro dipinti straordinari, no? E però è così che funziona, quindi non si può pensare che uno disegna un disco volante che ha visto perché gli fa. Quelli sono simboli che hanno un significato religioso, quello è un'annunciazione, quindi c'è un coro degli angeli in cielo,
e raffigurato in quel modo. Certo che poi se si guardano su internet delle brutte copie sgranate si può vedere quello che esatto, dal vivo si capisce che è un coro di angeli, un cerchio di angeli. Oggi il mondo della comunicazione è molto cambiato rispetto al passato, nel senso che prima c'era forse anche più autorevolezza, no? nelle fonti. Oggi certo, con i vari social, internet e chi più ne ha più ne mette, ognuno un po' è libero di dire, diffondere un po' le notizie certo, che vuole. Ogni tanto ci si imbatte appunto in queste notizie un po' strane, tipo, non lo so, ritrovati giganti Nephilim della Bibbia, oppure, non lo so, complotti, scie chimiche, chi più ne ha più ne metta. Ecco, come difendersi da questo? Cioè, c'è un modo, una strategia o degli indizi per capire che probabilmente ci troviamo davanti a una bufala? Come si riconosce? Esatto, ci sono in effetti alcune cose da osservare, no? Da guardare quando ci si trova di fronte a una notizia. Se questa notizia è strillata, è sensazionalistica, magari trovi anche degli errori quando è scritta, grammatica, molto probabilmente certo, è inventata. Perché dovete sapere, se non lo sapete, ma probabilmente lo sapete già, che ci sono dei siti che vivono di click, cioè più gente va lì e clicca su quella notizia perché è attirata sui social network dal rilancio, no? di queste cose, e più soldi guadagnano. E quindi c'è proprio chi crea false notizie, perché la gente vada a guardare che cosa c'è. Ritrovato un alieno di quattro teste nel garage di Hillary Clinton, per esempio, e tutti vanno a guardare, sarà vero? Certo. Poi ovviamente la bufala, oppure altre volte sembra quasi vero, ma questi guadagnano sul numero di click. Quindi più è strillata la cosa, più è sensazionalistica, più probabilmente è una bufala. Poi l'altra cosa importante a tenere presente sempre è qual è la fonte che ci sta dicendo questa informazione, ci sta dando questa notizia, perché io capisco, no, il crollo della credibilità delle istituzioni, dell'autorità, certo che di fronte, no, spesso a persone che governano in maniera incapace, magari se ne approfittano, è chiaro che poi si perde la credibilità e non si crede più quando ci parla un'istituzione. Però i fatti documentati, verificati, sono qualcosa che dovrebbero valere per tutto, al di là, per tutti quanti, al di là delle opinioni diverse che uno può avere. E quindi quando sentiamo, ci stiamo a raccontare qualcosa, chiediamoci chi la sta raccontando. Ma me l'ha detto mio cugino che l'ha sentito una volta alla radio, ecco. Arriviamo alla fonte originale, da dove salta fuori questa notizia? Ci sono delle documentazioni che ci fanno pensare che è autentica oppure no? E poi attenzione anche al fatto che non vuol dire che se una fonte in effetti è prestigiosa per altri argomenti sia sempre nel giusto. Un premio Nobel di chimica che parla di economia non necessariamente dice delle cose sensate. Quando parli di chimica sicuramente lo stiamo a sentire, quando parla d'altro vediamo, mettiamo a confronto con qualche altro esperto in quel campo. Certo, allora c'è quest'altro libro che è uscito da poco, tra l'altro, con Focus, I poteri della mente, e qui si indaga un po' tutto quello che è l'indagine scientifica e storica sui fenomeni paranormali, quindi si parla di molti personaggi come Gustavo Roll, piuttosto che Eusapia Palladino, eccetera. E mi ha incuriosito molto un capitolo dedicato a un meccanismo che si instaura quando una persona si trova di fronte a un veggente, medium, chiamiamolo così, poco onesto, che si chiama call reading, cioè una persona che apparentemente sembra dirci un po' delle cose che non può sapere, no? Sulla nostra vita, sul nostro conto. Ecco, che cosa succede in questo meccanismo? La call reading è una tecnica in effetti conosciutissima e ormai studiata e ben nota, che si vede sempre all'opera quando c'è un lettore, si chiama, no? Cioè un cartomante, un veggente, e può farlo anche in buona fede, per dire, non è necessariamente un truffatore. Perché se tu segui le istruzioni dei tarocchi, per esempio, alla lettera, e fai quello che ti viene detto di dire, e leggi quello che ti viene detto sì, di dire... Cioè, i tarocchi ovviamente hanno un significato, esatto, a livello simbolico, allegorico... Cioè, al di là di quello che possono avere, la persona che si sente raccontare certe cose le interpreta adattandole al suo caso. Se sì, uno si sente dire vedo un viaggio, ed è una frase abbastanza generica, la personalizza magari perché ha un viaggio che deve fare tra poco, oppure ha appena fatto un viaggio, oppure tantissimo che non viaggia, ti piacerebbe un sacco viaggiare, dice caspita finalmente un viaggio. E quindi quell'informazione che chi la dà
non sa che cosa significa, quindi la dice in maniera molto generica, chi la riceve la interpreta, l'adatta, l'adatta alla sua e quindi gli sembra che di aver ricevuto una informazione precisissima. Come faceva a sapere che devo fare un viaggio? Te l'ha detto, ti ha detto solo vedo un viaggio e tu hai interpretato. E così tutti i vari dettagli, no? Quindi la cold reading in realtà poi è molto più complessa, è molto più, perché chi la vuole applicare in una maniera, diciamo così, poco onesta, impara ben presto che il cliente, chi va appunto alla gente, vuole sentirsi dire certe cose, vuole essere assicurato, vuole avere delle conferme e quindi gliele dice semplicemente, lo accontenta. E il cliente che si sente dire quello che vuole sapere, che vuole essere, come dire, rassicurato su certe cose, si sente in qualche modo di fronte a qualcuno che sa, che ha un potere superiore e tornerà ovviamente a farsi raccontare le stesse cose. Ci sono tanti modi appunto per dare l'impressione, l'illusione di sapere tutto, e però, come dicevo, la disponibilità a crederci è fondamentale. Certo. Ultimo libro che ho scelto è quest'opera scritta a quattro mani insieme a Marco Vannini, che è un filosofo, uno storico delle religioni. È un'indagine sulla vita eterna, quindi sulla domanda che un po', insomma, l'uomo si pone da quando è qui su questo mondo, cioè cosa c'è dopo la morte. Quindi si fa proprio un percorso storico del concetto di anima, quindi dal Ba e il Ka degli antichi egizi, al concetto di metempsicosi che avevano nella scuola pitagorica, il concetto appunto di resurrezione della carne, eccetera. E ti faccio una domanda un po' personale adesso, indipendentemente da quello che pensavano loro e tutte le culture. Tu come vedi insomma il mondo spirituale, l'aldilà, credi in Dio? Questo è stato un bellissimo viaggio che ho fatto con viaggio, come dire, intellettuale con Marco Vannini. Da un lato per capire, no, io mi sono posto proprio nei panni del lettore, del curioso, di quello che magari ha approfondito certi aspetti scientifici, ma non ha approfondito certi aspetti come potevano essere quelli filosofici che ha approfondito lui. Quindi anche io mi sono trovato a fare delle domande profonde su questi argomenti e, come dire, io resto legato al fatto che pur essendo bellissima l'idea e sicuramente molto confortante, certo, l'idea che la morte non sia la fine, che ci sia qualcos'altro che ci attende dopo e che sicuramente, no, è importante per tantissime persone, io resto ancorato però ai fatti documentati, cioè sarebbe bello se fosse così. Quello che sappiamo oggi di come funziona il corpo umano, di come funziona la mente umana, non ci dà la possibilità di sapere che cosa succederà dopo, e quindi tutte quelle storie di visioni del tunnel, la premorte, eccetera, sì, eccetera. È una questione di fede che non si può sottoporre a un giudizio. Esatto, la fede non ha bisogno di prove scientifiche, quindi ognuno pensa, crede e spera quello che desidera. Le spiegazioni scientifiche ci dicono che quel tipo di visione è dovuta al modo in cui il cervello si spegne e quindi sta smettendo di funzionare. Che cosa avvenga dopo, quando c'è il buio totale, quindi anche, come dire, gli stimoli cerebrali si fermano, nessuno lo sa. E quindi io nemmeno okay. Lo so. No, grazie mille Massimo per essere stato qui con noi. Mi raccomando, trovate i libri di Massimo Polidoro qui presso Libreria Gruppo Anima. A presto. Arrivederci.